Buonasera a tutti. Bentornati su Gente di Ruolo. E questa sera, come ogni estate, arriva il periodo delle one shot, quindi cosa di meglio che un giochino fresco fresco, talmente fresco che è ancora in beta test. Quindi, giochiamo a Not the End, e non solo lo giochiamo in beta test, ma lo giochiamo con l'autore al tavolo. Quindi, ringraziamo Claudio Pustorino che è qui con noi. Grazie a voi. Buonasera e felice di essere qui. Insieme con Claudio eh, abbiamo Riccardo. Eccolo, ciao ciao. E Valentina. Ciao a tutti. Voci abbastanza note del canale. E secondo ringraziamento a Claudio perché eh, pur essendo presente al tavolo lascia a me la sede del GM prendendo il posto di giocatore. Quindi tenterò di fare io da... Di questo, di questo regolamento che è in beta lo trovate nella pagina uh, di Fumble Play Test quindi potete andare a darci un occhio se uh, non lo conoscete se non siete ancora non ci siete ancora inciampati addosso e adesso speriamo che questa, questa giocata questa one shot uh, renda renda onore e sia utile al test del regolamento allora eh, tre giocatori e un'ambientazione abbastanza abbastanza classica mi verrebbe da dire, siamo in un fantasy eh, direi low magic eh, forse anche addirittura low fantasy l'ambientazione è dichiaratamente ispirata al Reich tedesco quindi abbiamo un uh, impero che si estende in un vastissimo territorio con una serie di uh, stati che hanno giurato fedeltà all'impero un impero elettivo quindi con una struttura politica e una rete diplomatica abbastanza complessa e come vuole il come vuole il gioco il periodo non è assolutamente dei migliori in questo periodo infatti abbiamo una serie di uh, transizioni che stanno succedendo in questo in questo vasto impero e in particolare senza dettagliarle perché questa effettivamente non è poi un'ambientazione Uh, del tutto descritta sarebbe un qualcosa che eventualmente evolve uh, nel gioco, ma ecco limitatamente una one shot. I problemi che uh, voi sapete come giocatori sono almeno tre macro problemi che uh, influenzano l'intero uh, impero. Il primo è interno: cioè un imperatore uh, troppo vecchio. Che però eh, non è ancora stato, come dire, stato destituito per l'assenza di un candidato che fosse sufficientemente come dire, sufficientemente popolare da ricevere l'appoggio del, della maggioranza degli stati eh, dell'impero. Il secondo è una transizione religiosa in quanto nel nord di questo impero si sta facendo avanti una, uno scisma religioso sostanzialmente che eh, mette in dubbio la superiorità degli uomini sugli uomini e quindi mette in dubbio in pratica tutto quanto il sistema feudale, la nobiltà e il diritto degli uni sugli altri. E il terzo invece è un problema esterno, quindi dal confine est stanno cominciando ad arrivare a fare pressione lungo il confine del, dell'impero, dei primi stati fedeli all'impero, una serie di uh, gruppi sempre più nutriti di, di genti uh, umani, umanoidi, eh, che tentano a volte con la forza di prendere parti dell'impero, a volte semplicemente tentando di passare eh, la frontiera e di inserirsi in quelle che sono le terre dell'impero, perché si vocifera, e le voci sono sempre più forti, sempre più coerenti, che ci sia un esercito come non è mai stato visto prima, che sta giungendo da est, dai deserti dell'est, a cavallo di veloci destrieri. Uh, figure leggendarie, umani dal volto estremamente bello e dalle orecchie affilate, che cavalcano questi destrieri ed hanno schiantato qualsiasi forza militare che si mettesse sulla loro via, sono ancora troppo lontani per minacciare direttamente l'impero. Ma sempre più voci di mercanti e di uh, testimoni dicono che nulla li fermerà e che tra poco saranno alle porte. In tutto questo uh, voi siete tutti quanti a servizio dell'impero, ognuno secondo le sue abilità, ognuno secondo i servigi che può fornire e anche quelli che sono poi i vostri natali, chi dalla nobiltà, chi da più in basso. E quindi direi che adesso vi lascio un attimo la parola in modo da cominciare a dipingere un po'. I vostri personaggi e capire cosa cosa fanno in questo in questa ambientazione parto io prego d'accordo io sono il tenente wolf landauer il tenente wolf quasi neanche si ricorda come si chiama per davvero perché hanno cominciato a chiamarlo wolf i suoi um, i suoi compagni dell'esercito quando ai, tempi, ai primissimi tempi dell'espansione dell'Impero, quando l'Impero era un territorio ancora pericoloso, eh, eh, esplorato, da, eh, esplorato, abitato da eh, bestie mitologiche, giganti, creature eh, semisensienti, eh, licantropi eh, e, eh, e, altre, eh, e, e altre entità eh, più o meno umane eh, e più o meno civilizzate. L'impero, nella sua opera di purga e di espansione, eh, aveva la pessima abitudine di precettare alcune delle creature che scacciava, alcuni fra gli esponenti più robusti eh, e malleabili del, del, dei, tra i popoli che venivano scacciati, utilizzando il ricatto. Di conseguenza, eh, le famiglie di queste creature, che venivano presentate come ferali, ma non sempre lo erano, eh, avevano una, eh, una scelta, o vedere la propria famiglia morire, o permettere alla propria famiglia l'esilio, ma piegarsi alla, eh, alla volontà dell'impero e combattere la guerra che l'impero non aveva in realtà le forze per combattere eh, in maniera indipendente, questa guerra di continua espansione. Io ho del sangue ancestrale nelle vene, sono eh, una persona affetta da l'icantropia, e eh, ho sempre odiato la guerra, ma da un sacco di anni conosco praticamente solamente la guerra. Sono ormai un veterano dei corpi speciali dell'impero, eh, quando parlo di corpi speciali intendo eh, non tanto qualcosa di simile ai Nevisia, ma qualcosa di più simile ai berretti verdi, quindi l'ultimo giorno facile era ieri, eh, ti catapultiamo da qualche parte e devi cavartela in qualche modo, sono cavoli tuoi come. Eh, sono molto legato alla mia terra e la conosco molto bene e uh, al di là di, tutti, di tutto ciò che ho imparato a fare e di come ho vissuto la giornata per, tutti questo, per tutto questo tempo, mh, sono convinto che uh, la guerra debba finire e sia un male endemico e che la guerra tiri fuori il peggio da chiunque di noi. Da un lato sono uh, un militare di carriera, uh, Duro, imbastardito e eh, un po' malinconico. Dall'altro, sono una persona profondamente gentile, anche se in una maniera rude, e che preferisce ascoltare che parlare. La violenza per me è l'ultimo strumento, quello estremo, ma quando mi capita di utilizzarla, il mio sangue ferale si risveglia e tendo a non andare per il sottile. Poi, tendenzialmente, me ne pento. Ok, e avanti quindi il prossimo direi che quindi è Riccardo, così okay. andiamo. Allora, io sono, il mio personaggio è Sir Hunger, detto la vipera rossa, questo personaggio come potete vedere dai capelli rossi e anche dal, uh, dagli occhi rossi, è un um, personaggio che gira anche con una <coughs> come simbolo particolare a questa casacca uh, rossa di piume che gli cade. Sulle spalle che eh, sfrutta spesso e volentieri nel, sia nel combattimento che nei suoi trucchi. Nei suoi trucchi, perché oltre eh, la sua caratteristica principale è quella di essere quello che avrebbe definito un trickster. Una, eh, qui ho definito scaltro come caratteristica, come archetipo per un po' in senso italiano eh, provarci almeno nel senso che lui è uno che gioca sporco senza scrupoli è un rivista, un arrampicatore sociale eh, viene dalla bassa non è un nobile eh, viene dalla bassa casta sociale eh, e ha cercato di, di raggiungere più velocemente possibile i ranghi più alti della società possibile per accumulare titoli e proprietà di tipo imperiale inteso proprio come eh, Titoli nobiliari e, eh, e delle proprietà tipo dei, dei castelli o delle feudi eh, delle o cose del genere. Feudi, esatto, una roba del genere. E per farlo, non, ha, non teme nulla, nel senso eh, può corrompere. Può ehm, andare a scovare, se, dato che è al servizio dell'imperatore, va a scovare eh, delle, degli intrighi di corte e dove magari non ci sono può anche provare ad imbastirli lui stesso per smascherarli sostanzialmente tu sei e... il come si dice il sacrificabile no? The tu sei quello <ride> non mandano i nobili a fare il lavoro che fai tu ma esatto. qualcuno dovrà pur farlo esatto, sono quello che agisce nell'ombra quando è il caso di, di di non farsi scoprire ma di scoprire dei segreti e di eh, giocare sporco appunto e, per, questo, eh, per tutti questi successi che ha ottenuto nel tempo, e ha raggiunto la posizione in cui è adesso, ma l'ha ottenuto ovviamente al costo della sua eh, rettitudine, no. diciamo così, della sua morale. Esatto. Considera che il tuo titolo attuale potrebbe essere un qualcosa simile a Inquisitore. Esatto, esattamente. Infatti, pensavo di utilizzarlo come ehm, diciamo. Tratto di scorta, poi ho deciso di non inserirlo perché sembrava troppo legato alla religione in un qual mm. certo qual modo, però il concetto è esattamente quello, sì. E... Ok, Valentina. Ok, allora io sono il classico cavaliere, bello, nobile e colto, un po' anche figlio di papà, eh, quindi che è stato cresciuto sempre come ricco, trattato bene, con rispetto, un po' nella bambagia. Non è tanto abituato ad avere a che fare con i bassi fondi o con le persone di rango troppo inferiore rispetto a lui. E è molto bravo nel parlare, nel convincere, nel persuadere, e ho racchiuso tutte queste caratteristiche in arte dialettica. E però, da un po' di tempo, ha una certa voglia di riscattarsi, di mettersi in gioco, di far capire che il rispetto da cui è circondato in un qualche modo se lo merita e quindi mh, anche il fatto che non è capace di combattere, ha cioè imparato sicuramente perché da piccolo gli è stato insegnato come tutti i nobili, eh, però vuole anche mettersi in gioco e quindi vuole anche magari approfondire questa cosa che non ha soltanto un'armatura perché fa estetica, come ho scritto qui l'armatura fa estetica, ma vuole dimostrare di, di avere il valore, dietro, che c'è del valore dietro nella sua persona, e quindi anche una sorta di apprendista spadaccino. Perché, comunque, mh, vuole veramente imparare a mm -hmm. usare l'arma e non tenerla come mezzo per dimostrare che è nobile, che è figo. Ma mh, per mettersi in gioco in prima persona. E quindi, magari, questa avventura sarà l'occasione per dimostrare il suo valore. Ok, quindi ti immagino quasi come un... a differenza degli altri che sono stati bene o male trascinati in questo compito, ti immagino come uno zelante volontario per, sì. uh, per questa cosa, appunto per uscire dall'ombra paterna, uscire dal nome della tua casata e diventare effettivamente uh, meritevole del, del rispetto che gli altri ti attribuiscono ad ora, tutti gli effetti solo sul sangue che porti nelle vene. E Ti faccio una domanda perché degli altri due mi è chiara più o meno l'età. Uh, che età ha il tuo personaggio? io me lo immaginavo sui 25 ok quindi, quindi... non giovanissimo quindi comunque già abbastanza um, schillato sotto sì. l'aspetto della dialettica così. ok e quindi diciamo di che per comunque il mondo, però um, Ancora con dei margini, quindi di... questa uscita del no. mondo comunque tardiva, insomma, nel senso che tu sì. in realtà la tua vita sociale, la tua come dire, il tuo uh, essere adulto l'hai già scavallato da, da un bel po' di anni, mm. e adesso in realtà ti metti in gioco sul, sul campo, bene. Adesso. E visto che l'avete citato, ci tengo a sottolinearlo. Ehm, nelle immagini, se state guardando il video, l'avete già notato, se no, magari tornate indietro quando avete un'occasione di guardarlo. Eh, stiamo condividendo le schede dei personaggi. Così vi fate anche un'idea di eh, com'è più o meno fatta una scheda di Not the End e come graficamente effettivamente il personaggio venga descritto da una serie di uh, tratti, aggettivi, uh, parole che ne costruiscono a tutti gli effetti il, il profilo, eh, cosa che trovo molto, molto bella. Detto questo allora andiamo a fiondarci sul, sullo scenario. E nella mappa che vedete che io sto condividendo nel mio, nel mio profilo insieme all'austero volto dell'imperatore Friedrich VI e ci sono due regni indicati e quelli sono praticamente il, la vostra destinazione. Eh, vi state muovendo uh, verso sud-ovest, quindi in realtà lontano da tutti quelli che sono i problemi sistemici del, dell'impero. Vi state uh, allontanando dalle, dalle aree calde dello scisma religioso e uh, di questa pressione sul confine e milita militarizzazione di reazione uh, sul confine orientale. E la vostra destinazione è il Principato di Tiral e il Ducato di Cork. Perché uh, in pratica diciamo che la tensione tra questi due regni, che è sempre stata storicamente molto alta, considerate che questo impero è in piedi ormai da circa un secolo mm. e mezzo, il che lo rende una struttura effettivamente parecchio stabile in, in quello che invece è un panorama di nobiltà che nascono e crescono e muoiono nel giro di un paio di generazioni. E questi due regni sono sostanzialmente in eterno diciamo, conflitto, divisi dal fiume Rien che ne traccia il confine interno, e ad oggi stanno, come dire, montando nuovamente questa, questa loro rivalità eh, sempre più nella direzione di un conflitto armato, tanto che eh, sono arrivate al, come dire, agli uffici imperiali. E dei casus belli eh, che richiedono appunto quindi il, il diritto eh, di poter muovere guerra eh, nei confronti del, dello Stato vicinante. Le guerre interne all'impero sono ammesse ma devono essere autorizzate, onde evitare che tutto si sfaldi in una zuffa senza logica. E il fatto che arrivino questi documenti, arrivino queste richieste ovviamente accompagnate da una serie di uh, indicazioni su uh, beghe di confine, uh, diritti non concessi, frodi di dogana, uh, diplomazia non corretta con altri stati, partner e cose del genere. Eh, comincia, a comincia a preoccupare certi livelli dell'amministrazione dell imperiale perché appunto di problemi ce ne sono già molti. Eh, e quindi quello che eh, bisogna evitare è la mancanza di coesione interna. Voi avete mandato di andare sul posto, assaggiare la situazione, tastare il terreno e eh, vedere di portare. A una risoluzione, come, dice, come dire, il più uh, continua, il più morbida possibile. I limiti di questa, di questa definizione sono alla fin fine poi lasciati, lasciati a voi. Non, uh, non vi è stata data una direzione preferenziale, ecco. Cosa sapete voi di questi due regni? Giusto qualche informazione perché considerate che eh, se questa fosse effettivamente l'impero come era, questi due regni sono più o meno l'equivalente eh, della Baviera, quindi diciamo parecchio, parecchio lontani dal baricentro geometrico eh, dell'impero, vi siete mossi parecchio verso eh, il confine sud-occidentale e come eh, circa quella zona state via via scivolando da una zona collinare verso quella che è una zona più montuosa. Quindi il Principato di Tiral ha un terreno più boschivo, più morbido, mentre il Ducato eh, comincia ad arroccarsi, ad appoggiarsi su una montagna che cresce più aspra. E sapete che il Principato è retto da, il, da un vecchio, vecchio reggente, il principe Marcus von Clausius, che lo tiene ormai da parecchi anni, in tarda età, non ha avuto eredi maschi e ha due figlie femmine e sta attendendo come dire, il momento di uh, passare il potere e viceversa invece il uh, ducato di Cork è guidato da un uh, uomo abbastanza giovane succeduto a suo padre in uh, modo abbastanza roccambalesco dopo la morte del padre in un duello d'onore e, e da, poco, da poco sul trono. Queste le informazioni finché vi avvicinate al... siete nel territorio del principato e vi avvicinate alla, alla capitale, quindi a Tiral, questa grossa città. Datemi un, semplicemente un'idea di, di come viaggiate, il, diciamo il, il popolano che se ne sta sul bordo della strada tornando verso casa sua con la zappa sulla spalla, vi vede passare e cosa vede? Prego. Allora, io sono a cavallo, sicuramente in armatura completa, quindi con la mia spada al fianco e anche un po' eh, stressato e un po' stanco dal viaggio, non essendo abituato comunque a viaggiare così tanto, magari mh, senza neanche tutte le, le cose che posso avere a casa, o comunque che posso recuperare nelle mie zone note, quindi mh, però sicuramente a cavallo, ecco. Il, il mio personaggio è anch'esso a cavallo, su un cavallo nero, piuttosto basso e magro, ehm, tende a preferire dei cavalli che non danno troppo nell'occhio, eh, o meglio, che riescono a, a svicolare facilmente: esatto. <ride> e, ma non per, non per scappare, lui, quanto per spesso rincorrere persone che, <ride> che, che va a cercare. E, quindi si muove in modo piuttosto sinuoso, ha sempre questo sguardo piuttosto eh, inquisitorio e sta sempre cercando qualcosa da, eh, su cui, qualche piaga in cui infilare il dito, eh, qualcosa di, di, di losco su cui affondare i suoi artigli. Eh, e quindi si muove con questo sguardo abbastanza inquietante eh, lungo la strada. Io sebbene avrei preferito evitare i cavalli mi sono adeguato, anche perché altrimenti eh, andando al passo eh, eh, correre, rallente rallenterei, esatto, il, la, la, la combricola. Quindi eh, sono anch'io a cavallo, eh, come è fatto il mio cavallo dipende da chi me l'ha dato, eh, ho preso il cavallo che mi hanno dato, eh, mi cambia molto poco eh, su quale cavallo sto fino a quando cammina. Ehm... Soprattutto perché di solito i cavalli non ti percepiscono molto bene, mi verrebbe da eh, dire: es esattamente, rifiutano. Eh, infatti, finimenti, sebbene, sebbene il cavallo non sia particolarmente. Eh, non sia particolarmente ben disposto, eh, i finimenti sono stati assicurati con una grande professionalità e io li ritengo sufficientemente eh, stretti, anche se in maniera assolutamente apparentemente casuale. Eh, la mia mole, eh, molto massiccia, eh, è mascherata da un, eh, un drappo, probabilmente una cappa, con ca con, cioè una, una cappa molto ampia. Che mi si avvolge attorno al, col, uh, al corpo, e uh, un cappuccio tirato su, da cui, eh, eh, da cui escono un paio di, uh, di occhi uh, miti, e, mh, che guardano sempre nella direzione in cui stiamo andando, quindi apparentemente non mi guardo particolarmente attorno. Uh, ogni tanto uh, uh, fiuto l'aria. Uh, in maniera. Ma potrebbe anche essere che ho, sono raffreddato e un po' di raffreddore quindi <ride> sì, una specie di tic, certo. Uh, e uh, l'unica cosa che salta all'occhio al di là della, della, della mia mole è che, comunque, per quanto la K possa essere grande e anonima, però, la, la classica. Avete presente il pezzo di straccio di Kenshiro? Quello mm -hmm. in, okay? Nonostante questo, essendo io a cavallo ed avendo uh, i, uh, i, i piedi nelle staffe, comunque si vede che sto indossando, per quanto siano uh, ossidati e bruniti, sto comunque indossando degli schinieri. Ok, quindi diciamo che tu sei in armatura pesante, comunque sicuramente molto meno vistosa dell'altra armatura pesante che è portata dal cavaliere e viceversa trio, invece. Eh? Che strano trio dico ragazzi. Eh, sicuramente. <ride> e altra cosa, domanda, vi preannunciate con l'insegna dell'impero o no? Perché... Sì. Ok, Io direi di sì. Io assolutamente sì. Perfetto, quindi okay. potreste avere proprio la, come dire, la uh, piccola lo bandiera, stendardo, lo stendardo sì. uh, che, che scende dalla groppa del cavallo, come dire, i finimenti uh, che vi, vi presentano come tali. Ok, okay allora perdonatemi, ritratto, se siete evidentemente rappresentanti dell'impero per una semplice questione di uh, cautela uh, e decoro, io sono... Una ventina, trentina di metri uh, dietro di voi, cioè sono un sì, viaggiatore, sì. sto facendo la stessa strada, sono sulla via principale della città, uh, ma non siamo assieme. Ok, ok. Ah, non siete ancora sulla via principale della città, ma la cominciate a vedere e su queste colline, immaginatevi queste le dolci colline della uh, Germania Meridionale, Verdi, Boschive, e uh, le città sempre costruite sulla sommità di una di questi di una di questi colli uh, con le mura, con le mura intorno, costruite in pietra chiara, e quando il, il tuo fiuto, prima ancora che i vostri occhi, uh, ti fa cosciente che uh, qualcosa non va perché tu senti eh, senti odore di odore di fumo innanzitutto e in seconda battuta cominciate a vedere un sottile, una sottile linea di fumo uh, che proviene dalla, dalla città di tiral ok Your... ce lo dici eh, beh, lo vediamo tutti, la, la Sì, nell'ordine, diciamo, nel giro di qualche minuto o cosa, probabilmente tu uh, l'hai sentito prima degli altri e poi ve ne rendete conto anche voi. E vi rendete anche conto, considerate che la città non la vedete da 20 km di distanza, tra alberi e altre cose, la città cominciate a vederla che uh, manca dal Siena un mezzo chilometro in linea d'aria. E vedete anche eh, parecchio movimento all'infuori delle mura in quello che sembra un campo militare eh, temporaneo eh, con tende e come dire, alloggiamenti eh, da parecchio, come dire, parecchio effettivamente attività. È normale questa cosa? Che ci siano degli accampamenti al di fuori della città? Assolutamente no. Okay. Beh, il mio personaggio è estremamente interessato alla questione e quindi vorrebbe andare a vederlo. Quindi, se nessuno mi ferma, io dico eh, anche perché mi immagino che di essere davanti, no? Da, da nobile, sì, di sì. aprire in un certo senso la strada. Se siamo in due, saremo uno di fianco all'altro, lui sta dietro. Sì, beh, sì, sì, comunque nell'ottica del mio Pg sai, davanti. Sì, perché sono okay, sì, paralleli, sì. dai, diciamo paralleli uh, uno a fianco all'altro. E quindi ti dico, uh, Sir, guarda cosa sta succedendo lì. Eh, quasi quasi io andrei a farci vedere si sì, allungherei il basso direi che è il caso Quelle... il nostro amico dietro ci segue svolgiamo sì, lo sguardo dietro con una rapida intesa direi che eh... Io, eh, io vi guardo e faccio segno di nuovo con la testa eh, <ride> e no, ovviamente noi non ci siamo io non vi ho sentiti quindi okay. ho è che vi stia rispondendo no al no non vi seguirò però okay. sto facendo un gesto perentorio di niego Ok. Eh, il eh, mio però... personaggio di, cioè, fa un gesto di assenso, e invece, decide di, di, di seguire il, il, nobile. il nobile verso la città con passo più svelto. Ho due domande per il narratore. Sì, sì, sì. Adesso io vi ho dato una scena molto grezza. Ditemi semplicemente dove volete porre l'attenzione. E vi do il resto. Insomma, ditemi, allora, la prima è una domanda di contesto, ovvero Vai. noi. Eh... Ho capito sulla ba su base di quale autorità eh, agiamo, mm -hmm. ho capito qual è il nostro margine di azione e qual, cioè, nella pratica eh, in quanta influenza si traduce. Allora, considerate che voi eh, appunto rappresentate un potere supremo, ma d'altra parte è un potere elettivo, quindi la vostra influenza qui è... Eh, com... eh... Eh, ambivalente nel senso che eh, teoricamente rappresentate un potere superiore, ma siete nelle terre di questo. E quindi, ad esempio, non avete. Ecco, facciamo così: non hai il potere di detronizzarlo. Adesso, se volessi farlo, torni indietro e dalla capitale potete scomunicarlo e detronizzarlo per farti capire. Ma qui, se lui ti piglia e ti butta in gattabuia, devono venire dalla capitale a prenderti a chiedere che fine hai fatto. Certo, lavoro per chi sta più in alto di te, ma sono a casa tua. Esattamente, quindi eh, questo è un po' il, il controsenso della cosa. Ovvio che voi comunque, la vostra parola, nel momento in cui dite un sì o dite un no, pesa molto e quindi eh, siete comunque rispettati e temuti. Agire contro di voi apertamente è un qualcosa che porterà a serie conseguenze. Eh, seconda domanda, nella mia esperienza di militare di carriera... Mm -hmm. eh, quando un grande accampamento eh, si assiepa attorno a una, a un, a una città, eh, vuol dire necessariamente assedio o potrebbero esserci altre ragioni che io conosca? Allora, questa è, eh, mh, tu inquadri abbastanza bene la situazione, proprio per il tuo passato, non hai problemi a leggere quello che per gli altri invece eh, probabilmente richiederà una serie di domande e cose del genere. Lo dico direttamente a te, poi magari uh, vediamo se gli altri vogliono indagare in altro modo. Allora, tu ti rendi subito conto che, uno, la gente che è lì uh, non è militare di professione, è un esercito di coscritti. Mm. Uh, li, stanno, li hanno vestiti, li hanno equipaggiati, ma quello sembra più che altro un grande campo di uh, addestramento di quei campi che si fanno prima di fare uh, una manovra militare in cui tiri sugli agricoltori e gli dici questa è una lancia, quella è la punta, eh, dovete usarla come un forcone, ma eh, serve per fare buchi sugli uomini. Due, eh, non ti sembra che è, è un accampamento eh, che fa parte della città, non è un assedio verso la città, ma è stato costruito in adiacenza semplicemente perché era probabilmente il posto più sensato per farlo? Eh, Capo di addestramento: dar da mangiare e dormire a queste persone. E tre, sono in totale subuglio, quindi qualsiasi cosa sia successa li ha colti uh, abbastanza disprovvista. Uh, quindi immaginati una, una specie di formicaio che si sta muovendo senza ancora aver ben capito uh, cosa fare. Gioco fa probabilmente l'inesperienza della buona parte delle persone che è lì. Certo, allora, in controtendenza rispetto a quello che mi sarei aspe uh, aspettato, affretto un pochettino il passo. Lascio comunque che arrivino prima gli altri. Uh, okay. vi... ditemi voi cosa volete fare. Vi dico semplicemente per verità che queste informazioni, come dire, le, le raccimolate anche voi, ovviamente, man mano che vi avvicinate, uh, riuscite un attimo a capire com'è la cosa. Notate anche che l'accampamento. È abbastanza come dire, abbastanza eh, privo di, di una guida, sembra abbastanza nel caos. La gente è un po' mollata lì. Agli affari suoi, ok. Io lascerei um, um, descrivere la situazione un po' brevemente: nel senso, noi ci avviciniamo alla, alle porte della città poi, di questo accampamento, vicino a questo accampamento, e io direi al, al nobile Annibal Vorric. Al Von Kirk, um, Lord Kirk, um, ci penso io a questi, questi bifolchi. Uh, penso di essere più. Uh, fa una leggera pausa e un leggero sorriso uh, efficace a parlare con questa no, gente. No, per uh, per... C'è eh, del, cioè del fumo che viene dal centro della città, penso che sia più importante capire cosa è successo all'interno della città. Se volete occuparvi di questo, cercherò io di capire cosa succede, cosa succede qui fuori. Eh, sì, in realtà è, è vero che sono nobile, però sono anche interessato ai rapporti che si tengono con queste persone di rango più basso. E quindi, sir, io ho molto da imparare da voi scottendo la testa come per dire se proprio ci tieni cioè del tipo, il sì, mio sì. personaggio non ha minimamente capito l'importanza mm -hmm. del fatto che sta uscendo fumo da... e quindi è interessato a questo accampamento solo per dire ok ho riuscito, sono riuscito a parlare okay. con... cominciamo da qualcosa esatto. eh, <ride> ho la carta da dotare effettivamente sì il fumo viene da dentro la cerchia muraria e... Mm. E vedete che il appunto il un po' tutta quanta i portoni sono spalancati e c'è via vai tra la città, l'accampamento e anche parecchia confusione in giro anche per la strada della città, ora che la, che la vedete. Perfetto. Afferro un tizio a caso di, di questi e gli chiedo chi è che comanda questo, chi è che addestra questo gruppo di, di uomini, eh, ovviamente facendo ben mostrare le, le insegne. Lo, sì, vi hanno visti e vedete che in realtà vi girano quasi a qualche metro di distanza con l'idea del non incrociare gli occhi perché non saprei cosa fare esatto. e alla fine, <ride> fine ne becchi uno e questo balbetta una cosa del tipo uh, buonasera, bu buonasera Lord. E, e, e... Il capitano. Il capitano. Jurgus. Il mio capitano. Però non lo vediamo da. Da stamattina quando sono arrivati. Sono arrivati i giganti. E, e gli altri. e, e, e non, non ci hanno ancora detto cosa è successo. I giganti? Siete stati attaccati? Signor sì, Lord Vassallo. Eh, conte <ride> Mi chiami pure Saranger, o vipera rossa, come vi piace chiamarvi. Chiamarmi, so che mi chiamate così: non eh, il, il... Sì. Eh, la rama è limitata. Ha preso la prima sì. e l'ultima, perfetto. Eh, perfetto. Eh, questo comandante. Eh, l'ultima volta che l'avete visto, era all'interno del, della città, o si è perso all'esterno durante il combattimento? Non abbiamo neanche visto il combattimento, è successo alla mattina, noi stavamo facendo le esercitazioni di tiro e sono suonate le campane della chiesa, il capitano è scomparso, sparito a cavallo, ci siamo girati e c'era rumore, urla e a un certo punto c'è stata una frana e... e poi siamo tornati qui e attendiamo. Ma questo assalto è avvenuto alla città, all'esterno? ti guarda con gli occhi smarriti per dire che non lo sa so. ma questo tuo capitano che dici uh, uh, plebeo ma io lo vedo plebeo lo vedo cioè sì vedi questo che questo plebeo? qui ha le mani da, da come dire da, da, da agricoltore da, da, con, non lo so qualsiasi come dire attività artigiana che tu confondi tutte quante e vedi semplicemente che hai calli nelle mani okay, Antonio, lo, lo paziento mm -hmm ti immagino fermo a guardare la scena con, uh, con gli occhi socchiusi e a pesare la, le persone. Esatto, e poi con calma mi muovo, eh, eh, avendo lasciato il cavallo da qualche parte, ben assicurato perché questo scappa, lo conosco. Mm -hmm. eh, camminando con calma, mi dici tu quando sono in prossimità, il mm -hmm. day del, del dopo. Certo. Intanto gli chiedo, ma Plebeo, questo capitano di cui tu parli è un nobile? Lo conosco? Tu non ne hai mai sentito parlare, lo dico a te personaggio, perché alla fin fine probabilmente è semplicemente un, come dire, un... Uh... Uno di infima taglia, tu dal Sieno come dire, conosci Von Clausius, eh, che è la, la famiglia regnante di qui per nome. Ovviamente che i loro sottoposti e i loro capitani eh, non ho idea di bisogno, ti, ti sfuggono assolutamente. Nella... assolutamente okay, a, meno che, a meno che tu non voglia come dire, andare alla pesca perché magari hai eh, fatto ricerca o cose del genere. Diciamo che. Immaginati quanti stati ci possano essere, quanti capitani nessuno ci possano essere uh, in ognuno di questi stati, insomma. Ok, quindi non, non è uno di quelli che ho sentito parlare. Non è sicuramente, è sicuramente un veterano, un di... né un eroe di, delle guerre dell'impero. Okay. ma anche già il fatto che quindi lo mettono ad è addestrare Stipe Ones e il fatto che è per il mio PG quindi è un non nulla mm -hmm. sì, interessante fino e... che avremo un ragno dal buco esattamente interessante e quindi mi fingo estremamente interessato perché è un non nulla quindi sono interessato e, eh, vabbè mi faccio dare il nome e cognome di questo uh, se ce l'ha un cognome capitano oh. insomma capitano e... Jürgen Roska Uh, Provederò personalmente a indagare sulla fine di questo capitano, sul se è vivo, se non è vivo. E... Sarà al castello sicuramente, come, come tutti quanti. Tutti quanti sono eh... al castello oggi. Ah sì? Come mai? Cosa succede al castello oggi? Come eh, mai sì. non sono allineato su questa cosa? <ride> e sono stati attaccati, sono stati attaccati. Ah, sì. quindi il fumo che vediamo è perché sono stati attaccati ah, è partito un incendio, non, non si è capito perché andiamo a capire, cioè, interrompo il plebeo, andiamo a capirlo e mi rivolgo a, Dalle spalle a lui con un attimo buono. di entusiasmo. Dice: Certo! E poi capisci che <ride> non era rivolto a lui <ride> ed è felice di questo, fa finta di non essere mai esistito e prova ad allontanarsi da voi. Nel frattempo, però uh, arrivi Claudio. No, oh, d'accordo. Io faccio qualche passo verso la, Quanti anni ha questo? Questo, questo, questo avrà 13 anni, quindi agli vostri occhi è un giovane uomo. Ok. Eh, quando si volta e fa per allontanarsi, mi trova praticamente lì davanti. Lo eh, sto... so balzo, e sai che lo fai spesso questa reazione alle persone. Lo so, esatto. E poi di conseguenza, eh, subito dopo ormai mi sono abituato, eh, sfoggio il mio sorriso più gentile. Uh, sembra comunque quello di un orso che ti sta sorridendo, però quantomeno, non è un orso che ti sta sbranando. Mm -hmm. Gli dico come ti chiami, figliolo? Io, Adolf, <ride> <ride> uccidilo da piccolo, <ride> sì. la sai usare quella e mh, gli indico la, la lancia che ha ancora in mano. Ti guarda e scuote la testa. Bene. In Questo... una cosa che è un misto tra un sì e un no. Hai presente quando ondola la testa come... che vuol dire mm -hmm. no ma non può dirlo? Beh, questa tua indecisione non sarà un problema fino a quando non decideranno magari di mandare te e i tuoi compagni là dove c'è stato l'attacco. Fai una cosa. Occupate il tempo cercando di raggrupparvi. Trova magari... Un caporale e cominciamo le esercitazioni. Mm. D'accordo, ragazzo? Sì. Questo, Ma... caos, questo caos non aiuta nessuno. Secondo ascolta voi, il tenente Wolf, ragazzo, ascolta il tenente Wolf che sa cosa dice. Noi dobbiamo. Ma però... immagino che questa sia una discussione privata perché probabilmente tu avevi già girato le spalle. Non so se. Ah, me ne stavo già andando. Ok, giusto. Immagino che lo, lo faccia talmente, come dire, bisbigliato in, in intimità da essere una cosa che resta lì. Ok, ok. Ma come glielo dico, mi metto in ginocchio. Eh, e lui eh... ti dice: Vedi che per un attimo si, si rilassa un attimo e vedi le paure affiorargli sul volto e fa, dice: E quindi marceremo contro Cork? Ci dicono oh. questo da, da più di una settimana. E dopo l'attacco... Io spero di no. Però se ti verrà dato un ordine, non voltare le spalle al tuo... a chi ti dà gli ordini, perché sarai un disertore. E non voltare le spalle al nemico. Perché il primo impulso è quello di scappare, ma quando dai le spalle al nemico, il nemico ti può colpire. Quindi spera di non dover essere coraggioso, ma se dovessi essere coraggioso, sì, coraggioso, impugna quella e cerca di arrivare in fondo a quello che stai vivendo. È una cosa che puoi fare, se ce l'ho fatta io ce la puoi fare anche tu. Hai davanti a te tanti inverni. Poggio una mano sulla spalla, gli do, gli, gli do un buffetto uh, e poi lo sospingo verso la persona che mi sembra meno persa all'interno della folla. Nella okay. speranza che questo qua vada a chiedere di mettersi in batteria e fare un po' di allenamento perché se continuano a fare così dispersi, qualcuno verrà a metterli in riga e non ho voglia che vengano menati. Ok. Perfetto, vedi che effettivamente ne esce molto rinfrancato e con un pensiero più, più lucido di prima. E, e vedi come prima cosa: sono andato altro va probabilmente a cercare della gente, forse i, quelli che erano i, insieme con lui nel, nel manipolo, nel battaglione, giusto per come dire, se non altro riacquisire una, una forma minima uh, di ordine e da lì provare a fare. Uh, se non altro banalmente riorganizzare il campo per la cena perché uh, ormai è quasi sera certo, io mi, avvi mi avvicino, alla, uh, uh, mi avvicino um, a, ai miei due compagni scuoto la testa e gli dico uh, nobili signori vedo molte pecore che stanno per essere mandate al macello temo di quello che potrebbe capitare uh, non c'è peggior battaglia di quella che è combattuta da chi non sa come combattere, non c'è niente di pulito in una battaglia fra dilettanti. Già, capisco oh. perfettamente. Oh, qui c'è qualcosa sotto. Oh, se c'è qualcosa sotto. Io guardo la mia spada e dico, capisco perfettamente, capisco perfettamente, perché sto pensando che anche se dovessi combattere, aiuto. Sì, no, eh, assolutamente, dobbiamo, dobbiamo porre un rimedio. Siamo qui per questo, noi siamo i rappresentanti del, del regno, dell'imperatore, dell'impero, quindi... Così dicono, beh, eh, se saremo sufficientemente, no, sufficientemente me lo dice, se saremo abbastanza veloci potremmo evitare magari il peggio. Eh, vi seguono, nobili signori, avete più familiarità di me nelle, negli ambienti di corte. Tenente. questa cosa del nobile veramente Beh, è una cosa però giusta e io sì. fierissimo eh, mi rimetto a cavallo seguitemi prego signori eh, sì, ecco. io parlerei con le guardie perché vorrei capire bene cosa è successo di preciso chi è stato attaccato, quando perché ci sono dei feriti di mm -hmm. giganti penso che siano da quello che ho capito hanno attaccato vorrei capire mm. che cosa è successo di preciso se voi volete andare al castello, se ho capito bene, sarebbero tutti di nobili. Allora... Forse posso parlare io... Oh, scusami, prego. No, no, vai, vai. Forse posso parlare io con i militari di carriera, con me potrebbero sbottonarsi più facilmente. Ok. Uh, per quanto riguarda le persone più in alto di me, dubito potrei essere d'aiuto ma posso provare va bene ma non so quanto senso abbia dividerci più che altro perché se ci vedono arrivare in tre tre persone diverse tutte e tre che possono apportare qualcosa secondo me abbiamo anche più credibilità sono d'accordo con voi che, eh, in una, cioè che insomma è il compagno e mi rivolgo uh, a, come si dice a Claudio non, non è proprio nobile si vede che non è diciamo del nostro rango, rango. E tu Sir Hunger potresti, Hunger potresti passare anche per un nobile alla fine no? o comunque poco più in basso di noi però se ci, forse vederci tutte e tre insieme potrebbe tornarci utile quello che volete basta che facciamo in fretta D'accordo, dai, io non dividerei il gruppo, andrei prima... Ok, muoviamoci. Considera no, che effettivamente vai. questo suggerimento ha anche senso per te perché è ciò che etichetta impone, nel senso che entri in, uh, in città da qualcuno, la prima cosa che fai è ti presenti, presenti e ti registri, cioè, nel senso che i, come dire, i popolani che vengono a portare il grano entrano ed escono, chiunque con un titolo, con un rango, viene e mm. si presenta al potere okay, di certo. turno, cosa anche che uh, avviene praticamente in automatico a meno che non vogliate attivamente svicolare la cosa nel momento in cui vi presentate alle porte uh, che sono spalancate perché c'è effettivamente parecchio via vai uh, tra dentro e fuori della, della città e um, vedete un carro vi passa di fianco che sta trasportando fuori della, uh, delle travi mezzo bruciate um, e appena fate il passo sulla porta diciamo dalla guardiola di, eh, appunto di vedetta sulla porta eh, esce una guardia, vede le insegne che portate e senza troppe domande dopo un saluto cerimoniale eh, chiude velocemente dicendovi eh, vi conduco subito eh, dal principe regnante arrivate esatto, con una puntualità eh, siamo qui esatto proprio per questo Sarà felice sì, di parlare con voi. Nel frattempo che arriviamo verso il castello, presumo il maschio del castello, eh, gli chiedo soltanto molto rapidamente eh, quanti feriti hanno e quanti morti hanno. E... Giusto per avere un'idea del certo. quanto è stato impattante l'attacco. La, e... Tanto... Lui vedi che è abbastanza im... imbarazzato, reticente a darti questa informazione dice che sono stati fatti danni ingenti al, al castello la parete, la parete orientale è stata quasi totalmente abbattuta e anche le, uh, le stalle dei, dei grifoni la parete intende le mura? si sì. okay. le mura del castello okay. e, e inoltre ah. ha preso fuoco il, il lanificio le okay. mura del maschio o le mura di cinta? Allora, cioè, mura... lui ti, eh, ti spiega, te lo dico fuori dai termini tecnici, nel senso che sì. allora il um, castello ha delle, come dire, vari anelli di, di mura: quello più esterno ah, è quello okay. che chiude la città, sì. dopodiché entri in quella che è la residenza nobiliare, che quindi ha la parte militare, quindi la rocca, la parte nobiliare, quindi il castello e una serie di corti interne, eh, sì. più nobili o meno nobili, quindi quelle con i giardini del castello fino ad arrivare a quelle dove c'è il bestiame, nel senso che in caso di assedio comunque eh, ci sono sì, le vacche e le capre dentro il castello. Quindi immaginate tutta questa serie di corti chiuse da mh, varie mura con uh, varie difese, perché via via che magari una cade difendi le altre, le restanti. Uh, quella che è caduta dopo un breve... Mh, scambio di battute, capisci essere una di quelle, eh, è un muro esterno eh, che dà su uno dei cortili, eh, come dire, dei cortili da bellezza del, del castello. Okay. ok, chiaro. Allora io mentre loro fanno domande, mi guardo attorno e quello che voglio cercare di uh, fare è un, una stima. Uh, quelle che sono, di quanto sono di, solide le difese di questo posto mm. e eh, eh, di quali sono le potenziali brecce nelle difese. Soprattutto voglio cercare di capire cosa, di, di, di quantificare il danno, eh, sia in termini di, eh, strutturali, quindi quanto le difese di questo posto sono state compromesse, sia eh, cercando di leggere il viso delle persone e leggere il loro comportamento. Cioè, ehm, da un, sì. lato, da un lato ho bisogno di eh, capire quanto siamo esposti a un altro attacco certo. e quanto voglio capire quanto siamo vicini al panico civile e quanto invece magari c'è semplicemente un po' di commozione ok sì perfetto e direi che andiamo a fare un'estrazione oui. perché diciamo se lo fai in modo passivo semplicemente come dire sfilando lungo il, la via principale Uh, devi cogliere questi piccoli dettagli, ma effettivamente non è facile. Come seduti a un tavolo facendo le domande che vorresti fare, uh... Sì, sì, ma do, do, no, non sto neanche facendo un'ispezione della città, non, è, non sto guardando okay. il miei Diciamo cioè... che l'obiettivo sarebbe, ad esempio, leggere il numero delle vittime dalla commozione che vedi nelle, nelle persone intorno a te. Ad esempio, esatto, una Quindi... cosa del genere. Sì. Allora, eh, quanto è difficile? Allora, io ti direi che è un difficile un 3 normale, giusto? 2 uh, facile, 3 normale, 4 difficile, sì. Ok, allora potrebbe essere un 4, nel senso che effettivamente stai tentando di valutare l'intera città da quello che è sfilare lungo la via principale. Ok, quindi metto 4 token neri. E, allora, eh, sono attento... Uh -huh. Uh, so ascoltare sicuramente. Uh, sono un veterano dei corpi speciali, certo. E conosco la tattica militare. Direi basta. Cioè, non, non, non vedo altro che si applichi. Ci mm. può stare? Sì, ci può stare tutto. Se vuoi anche mettere, ti direi sangue ancestrale per il fatto che i tuoi sensi sono un po' oltre quelli di un. Uh, di un comune umano, quindi ad esempio già solo per lo stato emotivo delle persone tu puoi fiutarlo certo, si fiutare la paura sì, ecco, e quindi... questo, questo mi mette magari a rischio di essere un pochettino più coinvolto in quello che sta succedendo mm -hmm. allora, eh, d'accordo io estraggo tre. allora sono sì. emozionato, la prima estrazione della serata wow uh. ah, vediamo due bene, due negativo. bianchi io il negativo lo do a te ok, perfetto e allora il, il negativo ti direi eh, dobbiamo trovare la parola per descriverlo ma diciamo il, il tuo portamento, il tuo fiutare l'aria, cose del genere in questo momento un po' di, di, eh, di sensibilità del, del posto e non dico che ti fai ti tiri addosso delle superstizioni però diciamo hai presente quello lì è pericoloso oppure è arrivato ah, uno eh. straniero che, che si muove in modo strano okay? allora, eh, può, può essere ok? Ma diffidenza ok fantastico però sarebbe diffidenza dal popolino cioè questa è proprio una cosa sul basso livello sociale di questa cosa certo. a corte a tutti gli effetti non gli è frega niente però su questo certo. livello sociale sarai guardato un po' così, come quello okay. venuto da fuori che non si è capito cosa fa. Certo. Ok, ma questo addirittura è quello che ha parlato ad Adolf e gli ha parlato in modo strano, capito? Certo, sì, 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 ovviamente cioè, eh, mi, sono, mi sono appena trasformato in una valvola di sfogo per le frustrazioni e le paure. Perfetto. Esatto. Detto Capri questo, ti do la la parte buona dell'estrazione, nel senso che hai fatto addirittura due bianchi, quindi ti do una buona informazione su entrambi i fronti che tu mi hai chiesto. E l'informazione è eh, abbastanza strana agli occhi di Wolf, perché effettivamente se tu avessi dovuto mettere a ferro e fuoco questa città, l'avresti fatto lì, lì e di là. Nulla di quello che vedi c'entra con quello che sarebbe la logica di un di un attacco per uh, un attacco di conquista, un attacco di indebolimento, una guerriglia o cose del genere. Non ah. c'è la tattica che ti aspetteresti. Non trovi uh, il punto debole che è sempre stato lì: che ne so, la porta che è stata aperta per motivi commerciali perché di là c'è il mulino e quindi è comodo aprirla. Però, alla fin fine è stata data sempre per uh, come dire, per dato di fatto e mai fortificata troppo, quella non è stata presa. E mm. viceversa il fatto che l'anificio abbia preso fuoco. Non, non ha un motivo militare, non è in una posizione sensibile, cose del genere, e, e quindi ecco, capisci che non è un attacco fatto per fare danni. E okay. di questo ne hai il riscontro sul fatto che in realtà la gente è più uh, stupita di quello che è successo che non impaurita, nel senso sono evidentemente scossi, qualcuno è arrivato, sono stati fatti dei danni. Ma ti fai l'idea che in realtà sia stata una grande fumana per, per niente quasi. Mm, capito? Non okay. vedi gente commossa, non vedi le scene, capito? Le, le, le vedove che piangono, non, non ci sono i corpi coperti dai teli per strada, eh, non okay. senti l'odore del sangue. Perfetto, ottimo. Grazie mille. Eh, io per adesso ovviamente c'è um, la, la giovane vipera che sta facendo domande, è concentrato su altro, per mm -hmm. adesso non gli ho farle, quindi li seguo. Ok. Sì, la mia idea, non so se fu per vipera, è la stessa uguale, eh, però è di parlare direttamente con il responsabile, quindi cioè, darci, farci dare più dettagli possibili, cioè il... di seguire il tizio che ci sta accompagnando e di… Eh... Sì, sì, io sono proprio dell'idea di entrare e parlare mm. con qualcuno che abbia responsabilità qui dentro. Eh, io mi Chiamatemi, pure vipera... Chiamatemi pure la vipera rossa. Sì, dai, vipera rossa, se no ci confondiamo sempre. Ok, uh -huh. perfetto, vipera rossa. E... Io, tendo... io tendo a chiamarti giovani vipera, ma spesso, cioè, ma è possibile che tu mi fai frustare per questo prima o poi. Quindi... Aspetta che piazzi un buon matrimonio e guadagni un titolo decente. Esatto. Non e... ancora. Ok. Taglio di, taglio di scena e la scena successiva è quando il pesante portone in legno della sala della guerra del castello di Tiral uh, si apre davanti a voi e rosso di, uh, di fervore il, quello che identificate subito come il principe marcus von clausius uh, questo uomo abbastanza, uh, abbastanza pesante una volta probabilmente anche uh, possente però ormai uh, piegato piegato dall'età con le spalle leggermente uh, ricurve in avanti sta uh, urlando al suo tavolo tentando di spronare quelli che probabilmente sono le cariche del, del, suo, come dire, del suo entourage e le figlie, che non sono 200 persone, sono altre uh, 4 persone sedute al tavolo con lui che vedete sta, uh, sta inveendo su di loro dando comandi estremamente perentoi e, e uh, richiedendone massima attenzione, c'è lui... Si ferma nel momento in cui si aprono le porte, vi vede e venite annunciati. Al suo fianco c'è una donna, una dai capelli castani, all'incirca sui vent'anni probabilmente, eh, che veste un'armatura di cuoio, una daga al fianco, e gli sta troppo vicina per, essere, per non essere un membro di famiglia. Quindi ne leggete un legame, un legame di sangue. E di fianco a lui, dall'altra parte, qualche passo più scostato, vedete una, una strana figura uh, che deve avere probabilmente del sangue, del sangue di fata nei suoi, uh, nel suo lignaggio. Uh, alta all'incirca 1,20 m, la testa un po' troppo grande rispetto alle proporzioni umane, e questa pessima abitudine di non portare calzari ai piedi. E Cosa che stona sul suo vestito uh, abbastanza elegante, uh, quasi più come dire, alla moda rispetto ai canoni di, della corte imperiale uh, di quello del, del sire stesso, che invece, vedete, uh, veste una foggia abbastanza pratica ed uso probabilmente una ventina di anni fa. Il... Io mi inchino al principe. Ah no, scusa, finisci, finisci. Il principe si alza e dice... Non c'è momento più fausto e nel contempo più tragico per l'arrivo di voi, messeri imperiali. Uh, raggiungeteci a questo tavolo e dateci il vostro benestare per risolvere finalmente questa questione. Quel scellerato del Duca di Cork avrà fatto l'ultima delle sue arroganti manovre questa volta e spero che. L'impero nelle vostre figure non esiterà nel concedermi la vendetta che merito. E con la mano vedete che facendo di uh, congedare la gente che aveva, la gente che aveva davanti e, per liberare i posti e accomodarvi al suo tavolo.